Ciao, è il Francesco del presente che vi parla. C'è un attimo una settimana di stop, ho ancora qualche puntata della vecchia stagione di Vita di Fra, ma la vedremo più avanti. Volevo darvi un paio di update sulla questione smettere di fumare, se ve ne frega qualcosa. Basta, le sigarette finite, quindi very nice. I device che mi hanno permesso questo tipo di switch sono principalmente due, che mi sento di consigliarvi molto molto caldamente. Uno è la Kiwi, che è praticamente una sigaretta elettronica a pod che va a liquido, quindi non è una di quelle, non è quella lì a tabacco riscaldato. Batteria dura un po' pochino, con la batteria esterna potete fare l'intera giornata senza problemi, ma la sera dovrete metterlo in carica e ha praticamente dei drip, piccoli drip tip di cotone, che potete intercambiare, ne cambiate circa uno al giorno, una cosa del genere, e costano 5,20 euro, quindi oltre al liquido dovete metterci anche la spesa e i drip tip se volete tenere una roba. C'è anche il drip tip di plastica, ma questi qui di cotone sono molto piacevoli e hanno lo stesso feel della sigaretta, che penso che sia una delle idee un po' di questa roba qua. Tra l'altro le pod durano tantissimo, cioè prima che fa poco vapore bisogna cambiare tutta la pod, ce ne vuole. Tutte le altre sono un po' un gimmick. L'altra che mi sento di consigliare, ma con qualche riserva, sono ancora le Just Fog, le Q16. Diciamo è un progetto vecchio, è un progetto che c'è in giro da praticamente 10 anni, l'abbiamo visto nei vecchi vlog di Vita di Fra. Queste sono un'altra roba, queste sono molto superiori e riesci ad andare fuori. Come quantità di nicotina? 6 è un po' bassino se siete dei fumatori. Io adesso sono riuscito a scendere a 6, ma vi consiglio qualcosina di più proprio quando ho iniziato a smettere di fumare. E ho rimontato una vecchia bestia. Praticamente questa qui è una Vopo, su cui ho preso l'adattatore per il 510 e ho rimontato un vecchio Kaifun, V3, ovviamente non quello originale, quello super AliExpress, perché cioè, alla fine non è che sono cambiato così tanto. È uno di quei ricostruibili, dovete farvi voi le resistenze, mettere il cotone del cazzo, le robe. Se volete vi faccio, si vedeva nei vecchi vlog. È molto piacevole, l'ho riprovato stamattina. Porca vacca! Questo è molto molto piacevole, uno svapo diciamo avanzato, anche se in questo periodo mi sta venendo lo sclero della Billet Box, ma non voglio quello originale. E quindi la mia idea era di andare su una Cthulhu, che è un'imitazione di una Billet un pochino più, anche un pochino più slim, molto bella, dove puoi mettere dentro o le, beh, dato che è un boro, puoi andare dentro anche con quelle della Spire, oppure farti tu le resistenzine come in questo caso, ma non le trovo. Ce n'è soltanto visto una in stock rosa, che non mi sembra il caso. Però non so se sono pronto di mollare 140 euro per una sigaretta elettronica. Però dopo aver riprovato questa mattina un po' lo svapo avanzato, ha senso. Però nel senso, non vi preoccupate, cioè, se volete smettere di fumare, ma Kiwi, sei a posto. Adesso è uscita anche quella della Spire, che mi dicono sia ancora migliore di questa, ma va bene. Sto trovando molto 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 bene. Niente, ci vediamo tra qualche giorno, anche perché mi è arrivata la batteria dello ZTE, Axon 7, e voglio vedere se riusciamo a recuperarlo, perché in questo momento non sta acceso neanche in carica, la batteria è proprio esplosa. E sarà un cambio difficile, vedo se riuscirò a firmarlo, così potrete sentirmi sporconare mentre cerco di cambiare una batteria in device che non prevedono il cambio batteria. Brutte merde. Ciao, buona settimana!